Una giornata importante per la nostra comunità cittadina, in particolar modo per il quartiere Oltrarno. Si sono completati, almeno negli spazi interni, lavori di rifacimento della porzione non era più utilizzabile della scuola materna ed elementare del Doccio, grazie a un importante finanziamento regionale. Penso sia stata una delle prime cose che ho fatto da sindaco, perché quando mi sono insediata nel 2019 la situazione di questa scuola era nota a tutti, era chiusa da un anno a seguito di una serie di indagini strutturali, ma i bambini erano stati spostati della materna alla Rosa Caiani, ma c'era la necessità di trovare finanziamenti per la progettazione, finanziamenti per l'intervento, quindi il lavoro da fare era tanto per poterla riaprire, il quartiere aveva diritto a questa scuola. Trovammo un finanziamento del MIUR per la progettazione, a cui seguì poi l'attingimento di questi fondi della Regione Toscana, 278.000 euro, proprio perché la scuola era chiusa, perché inaccessibile. Cominciarono i lavori nell'estate del 2020, lavori che per una serie di motivazioni si sono protratti a lungo, legati sia al Covid ma anche a difficoltà proprie della ditta, ma finalmente in questo nuovo anno scolastico i bambini dell'Oltrarno potranno riavere la loro scuola elementare e materna a pieno ritmo. Rimane da sistemare il sede esterno, l'impegno a sistemarlo nei tempi più brevi possibili, e questo impegno cercheremo di portarlo avanti rispettando naturalmente i diritti di questi bambini e anche degli abitanti del quartiere Oltrarno. La scuola